Mentre i ricercatori provano a far luce sull'allerta epatiti acute e pediatriche, scattata a partire dal Regno Unito, poi via via al resto d'Europa, Italia e Veneto compresi, sale anche l'apprensione nella popolazione tra i genitori dei bimbi piccoli. La fascia che sembrerebbe interessata, infatti, è quella prescolare. Non chiara la causa scatenante della compromissione del fegato dei piccoli pazienti, che in alcuni casi sarebbe stata tanto grave da rendere necessario il trapianto. La natura infettiva sembrerebbe la più probabile, ma è tutto da dimostrare, non è essendo in nessuno dei casi state trovate tracce dei virus comunemente responsabili delle epatiti A, B, C, D o E. Potrebbe trattarsi di infiammazioni legate a un ignoto agente infettivo. Alcuni bambini hanno avuto il Covid, altri sono risultati positivi al coronavirus, altri ancora alla presenza di adenovirus, ma restano legami, appunto, tutti da chiarire. Le rassicurazioni arrivano intanto dalla pediatria padovana, dove c'è stato qualche caso sospetto, ma nessuno accertato. Il fenomeno forse è ingigantito dalle nostre paure che purtroppo la passata epidemia ci ha trasmesso e forse anche dai giornali. In questo momento a Padova non abbiamo alcuna ragione per pensare che ci sia un allarme epatite nei bambini. Una epatite acuta da sintomi gastrointestinali, nausea, diarrea, comparsa di ittero, valori degli enzimi epatici, le transaminasi aumentati. Solo tardivamente c'è il comparire di una colorazione giallo dell'acute, ma all'inizio i sintomi sono un'astenia, una mancanza di voglia di mangiare, e una difficoltà a digerire. Ma ancora una volta ai genitori la raccomandazione di essere genitori, di fare e di cogliere loro quello che sanno cogliere nel quotidiano del proprio bambino. Come sempre resta valido il consiglio di fronte ad ogni dubbio di rivolgersi al proprio pediatra, ma... Ma insisterei nel dire adesso da vivere tranquilli, abbiamo già avuto troppe paure con il Covid e questa con l'epatite non deve essere una paura perché non abbiamo evidenze che questo stia diventando un problema, oltre a quello che è un fatto normale, cioè che l'epatite anche nei bambini esistono e per la maggior parte hanno un'evoluzione favorevole.